Benvenuti a tutti in questo tutorial su il movimento. Movimento semplice, movimento su un percorso. L'esempio l'ho prestato a Michael Fricano 2, uno dei primi guru di Go Spaces, e ha fatto un bellissimo Go Spaces molto semplice. Allora, qui osserviamo solo il percorso. Il percorso, questo che ho appena selezionato, il tondo intorno al Marte, Michael l'ha preso dalla libreria nei speciali, selezionando la terza e mettendolo all'interno del Go Spaces. Questa è la prima, poi ne abbiamo anche altre due possibilità. Il percorso si può ridimensionare con lo zoom e voi vedete che ci sono dei puntini. Puntini servono per allegare gli oggetti. In questo caso è stato allegato la Perseverance. E adesso anche vedete qui allega. E adesso lo metto qui. Ok. Poi dopo volendo si potrebbe anche spostare un pochino, ma in questo senso qui è stato fatto più o meno questa cosa. Vogliamo, se adesso lui copre anche la scritta, io potrei fare una seconda cosa, stacca, vado su il percorso, eccolo qua, qui dovevo allegarlo. Allora, allega, è qui che va allegato, così non copre il titolo. E quindi questo è uno. E adesso andiamo un attimino a vedere in riproduzione. È stato programmato che quando selezioni questo, la Perseverance fa un giro intorno a Marte. E dopo un giro si ferma. Ok? Quindi adesso che abbiamo visto questo, noi andiamo in una nuova diapositiva, una slide, scena, se è meglio. E qui ho già creato due percorsi. Sono entrambi colorati, però adesso andiamo a vedere cosa succede. In uno vediamo il percorso e nell'altro non la vediamo. Perché? Se io seleziono il percorso, attenzione, e apro l'editor, vado su percorso e vedo che sui parametri io posso decidere di mostrarlo in modalità di riproduzione o no. Michael avevo deselezionato, anzi, in default è deselezionato. Posso decidere la larghezza del mio percorso e posso decidere che tipo di forma dovrebbe avere, curvato. Con gli angoli, ok, e posso decidere la direzione. Vedete che abbiamo delle frecce, adesso dovrei farlo un pochino più grande. Aspetta, percorso già un po' meno largo, così si vede un po' meglio. Vedete, qui abbiamo le frecce della direzione. Allora, torno un secondo, riproduci. Vedete sempre che la mia macchina va in modo che non si vede e l'astronauta cammina in modo visibile. Creiamo una nuova scena. Siamo partiti qui, adesso mi distanzio un po' perché non è importante in questo momento il cubo, ma questa era la scena di partenza. Allora andiamo a creare un percorso dall'inizio. Prendiamo dalla libreria, da speciali, il percorso tondo. Andiamo a selezionare un personaggio. In questo caso prendiamo l'astronauta. Ok. Per prima io vado anche a selezionare l'animazione e faccio che lei cammina. Low gravity, questo è carino perché non tutti i personaggi hanno questo, ma qui ci sta, quindi anche conoscere le proprietà e le
possibilità di animazione nel nostro oggetto è una cosa bello e necessaria. Adesso io ho il mio percorso, lo vado a cambiare nome, percorso 4, e lo controllo sia abilitato in coding, e lo è. Adesso il mio astronaut woman numero 1 e non è abilitato e quindi lo devo abilitare. Due clic, allega, lo metto sul percorso, poi vi ho detto che un clic, due, attenzione, abbiamo due funzioni per poter modificare qui i parametri, quindi anche la larghezza, curve, eccetera. E questo lo chiudo adesso, ma possiamo anche modificare il nostro percorso, che significa che io adesso posso leggermente alzare alcuni di questi, oppure anche muovere, diciamo, avanti, indietro, eccetera. Quindi, ecco, anche questo è una cosa importante da sapere, che noi possiamo completamente decidere come il nostro percorso dovrebbe essere. Questo è utile se devi far camminare qualcuno su una scala, intorno a una casa, all'interno di una casa, una galleria, eccetera. Ok, non ho ancora finito perché adesso devo abilitare Coblox. Quando clicchi su riproduci, muovi la donna, in realtà è numero 1, sì. Percorso 4 e devo dire anche i secondi. Allora io so già che per questo tipo di percorso 5 secondi sono molto pochi, metto 10. Qui normalmente si individua il tempo più o meno facendo delle simulazioni o sapendo anche conoscendo i metri del percorso. Andiamo avanti. Ok. Ecco, fino a qui, diciamo, le prime istruzioni sul percorso, quindi libreria, camera, scelto del percorso, abilitazione al coding, allegare l'elemento al percorso e poi si va in Goblox e si prende, diciamo, un blocco blu. Con muovi sul percorso e si decide il tempo. Grazie della vostra attenzione.